Salve amici, bentrovati! Lo so, vi sembra strano questa mascherina, ma è stata una richiesta del nostro ospite di oggi pomeriggio. Non so perché, ma lo scopriremo tra pochissimo, se non muoio soffocato. Allora, ragazzi, mai come quest'anno, proprio durante la stagione, diciamo, di cambio verso l'autunno, dovremmo tenere ben presente la morale di una famosissima favola di Esopo, la cicala e la formica. Se vogliamo arrivare ben preparati ad affrontare quelli che saranno i momenti difficili dei prossimi mesi, è necessario impegnarsi da ora. Anzi, dovevamo iniziare, a dire la verità, anche già da un paio di settimane. Oltre a godere come la cicala della favola, dell'aria, delle giornate più calde di questa stagione che ancora ci sta regalando delle bellissime settimane, dovremmo permettere al nostro organismo di fare una scorta di provviste per l'inverno, emulando le altre protagoniste del racconto, che sono le formiche. Per affrontare al meglio, quindi, il cambio stagione, l'arrivo dell'autunno, che ormai sono alle porte, sono praticamente qui, è importante giocare d'anticipo. Attiviamo quello che è un vero e proprio programma di allenamento per il nostro sistema immunitario. Possiamo ricorrere ad alcune piante che scopriremo tra poco, ma anche a tanti rimedi omeopatici e anche all'importanza veramente fondamentale della dieta. Quindi ciò che mettiamo nel piatto è importantissimo. Fare tutto è semplice. Adesso riesco a collegarmi, sto smanettando, introduco il nostro ospite di oggi, che è il dottor Alessandro Targhetta, medico, nutrizionista e omeopata. Ta-da-da! Sì, sono io, anche sotto la maschera sono io. Sicuro? Ma vediamo, togliamoci la maschera. Ma aspetta, perché mi hai fatto questa cosa della maschera? Buonasera a tutti, bentornati. Abbiamo ripreso le nostre chiacchierate pubbliche. Perché ne sentivamo la mancanza, perché tanti di voi ci hanno chiesto, ma insomma, ma quando cominciate di nuovo a chiacchierare voi due? Vero. Appena la stagione si fa un po' freddina, e qua la stagione si è fatta freddissima. Cioè, non lo so, cioè, andavamo al mare gli altri anni fino a ottobre, adesso qua c'è un gelo ed è scesa la neve. Tu in Calabria, Ale, stavano al mare fino alla scorsa settimana, eh? Ma anche noi fino al weekend scorso eravamo, insomma, però l'altro, adesso già questo ormai fa freddo. E quindi sono in agguato le malattie da raffreddamento invernali, giusto Stefania? Assolutamente sì, come stavo dicendo nell'introduzione, dobbiamo giocare d'anticipo, non dobbiamo aspettare di essere raffreddati per preoccuparci, ma dobbiamo aiutare il nostro organismo a rinforzarsi così da prevenire in maniera ottimale. Allora, intanto andiamo subito alla ciccia, andiamo subito al sodo, Ale. La ciccia intanto... che ci siamo messi quest'estate, che adesso di autunno in inverno dobbiamo consumare. Ah, giusto? Oddio, di solito la consumiamo in primavera, d'estate, dovremmo consumarla sempre, non dovremmo averla. No, perché abbiamo fatto le scorte quest'estate, adesso andiamo in letargo e consumiamo quello che abbiamo messo via quest'estate, giusto? Mi piace. Come fanno gli orsetti. Ma un'alimentazione, Ale, un'alimentazione che ci parla di benessere del sistema immunitario. Siamo sempre a parlare di abbondanti quantità di frutta e verdura e devo dire che la frutta e la verdura di stagione, cioè quella che arriverà in autunno-inverno, è ricca, ricchissima di vitamina C, che è la nostra vitamina che ci aiuta a prevenire e ma anche curare molte malattie del raffreddamento invernali. Quindi sicuramente la vitamina
dell'inverno, l'invitamina, quindi lasciamo stare il beta-carotene che ci ha aiutato per il sole, lasciamo stare altre vitamine, se volete parliamo di vitamine antiossidanti o di omega 3 che ci aiuteranno comunque a immunomodulare il nostro sistema difensivo, ma fondamentalmente siamo a parlare sempre di frutta e verdura di stagione. In particolare, fra poco parleremo di agrumi, gli agrumi che ci accompagneranno per tutto l'inverno e di verdure appunto di tipo invernale. Questo sarà un po' diciamo, il fil rouge che ci accompagnerà per tutto l'autunno-inverno, quindi quelle famose 5 porzioni, 3 di frutta o 2 di verdura, o meglio, più verdura o meno frutta, come volete, ma abbondiamo di frutta e verdura di stagione. Chiaramente è meglio una verdura cruda, ma la sera magari qualche verdura cotta ci farà anche piacere consumare, ma cercheremo di alternare questa frutta e queste verdure durante l'inverno in maniera adeguata, sicuramente a colazione, metà mattina e metà pomeriggio, insomma, e la verdura ai pasti. Benissimo, ma volendo parlare di rimedi che ci aiutano ad alzarle queste difese immunitarie, a sostenerle in modo tale che possano garantirci la protezione più efficace possibile, Beh, quali sono le come armi dell'omeopatia? rimedi, quando tu parli di rimedi, mi viene subito a pensare ai rimedi naturali, no? Infatti, noi siamo qui per parlare della medicina, non convenzionale, quella tradizionale, diciamo, naturale, quella dei nostri nonni, o comunque, fatta di piante o minerali o esatto, qualcosa di questo genere. Quindi sicuramente la fitoterapia, la gemmoterapia, e questa la voglio lasciare a te. Io sai che sono innamorato dell'omeopatia fin dall'inizio e ancora ho questo grande amore, quindi a me piace parlare dell'omeopatia che anche recentemente ha avuto un attacco pazzesco sui media delle solite persone, i soliti attacchi che ci considerano dei ciarlatani perché diamo tutti acqua e zucchero, al massimo delle caramelle zuccherate, ma noi continuiamo a studiarla, continuiamo a suggerirla ai nostri pazienti e devo dire che i nostri pazienti, non so quante telefonate mi sono arrivate a settembre, quante me ne arriveranno a ottobre, dei miei vecchi e nuovi pazienti che mi chiedono cosa posso prendere quest'anno per ammalarmi di meno da un punto di vista omeopatico. C'è qualche nuovo rimedio, qualcosa che hanno studiato di nuovo? Io vi devo dire che i nostri medicinali omeopatici risalgono a più di 200 anni fa e quindi spesso parliamo dei soliti rimedi dell'omeopatia classica e quindi tra tutti, forse quello più studiato, quello che ha più lavori clinici, quello che in tutto il mondo viene riconosciuto forse il più antivirale tra tutti. Riconosciamo quindi virus, controvirus influenzali, semi-influenzali, eccetera. Beh, è Anas Barbarie 200K, la solita dose che si prende da ottobre fino a marzo. E questa dose va sciolta ovviamente in bocca, sotto la lingua, una volta alla settimana, che ad esempio ci ricordiamo la sera della domenica, per tutta la stagione dell'autunno e dell'inverno. Nulla toglie che questa dose di Anas Barbarie venga assunta anche in fase acuta, i primi sintomi, allora se ne assumono 3 dosi nei primi 2 giorni e successivamente 2 dosi nei successivi 3. Molti lavori clinici, anche italiani, hanno dimostrato che utilizzare anche in acuto Anas Barbarie riduce i sintomi del mal di gola, la tosse, la febbre e quindi anche riduce i tempi della malattia e anche ci sono meno complicanze. Quindi tutto sommato un buon rimedio classico che ormai ha più di 80 anni. Se poi andiamo invece più nello specifico dei rimedi classici e l'omeopatia, beh, possiamo utilizzare una pianta che sicuramente tu utilizzi in fito, ma possiamo utilizzarla anche in omeopatia, che è l'echinacea, però la 5CH, un 5 granulini, mattina e sera o solo al mattino per 2 o 3 mesi.
Oppure possiamo utilizzare sempre nelle malattie del raffreddamento, ma soprattutto in prevenzione, anche Alium-CEPA 5CH, anche questo può essere utilizzato durante la fase invernale. Ci sono però quei soggetti che sono particolarmente predisposti ad ammalarsi, pensiamo a molti bambini, che tutto sommato ogni anno si fanno otiti, tonsilliti, bronchiti, sinusiti, eccetera, e hanno anche quelle ghiandole ingrossate ai lati, quindi sono lì che li operiamo, non li operiamo, e adesso il primo freddo, ecco, questo è un rimedio che noi possiamo spesso dare, che si chiama sulfur iodatum 9CH, in questi bambini è eccezionale. Oppure in quelli, ricordo spesso, quelli più mingherlini, magari che hanno lo stesso, le ghiandole ingrossate e soffrono di raffreddori, che è un raffreddore che si complica subito con della tosse. Beh, il grande rimedio all'omeopatia in questi casi è silicea. Silicea in questi bambini, magari alla 30CH, cambia la vita, come dico io, cioè continuano ad andare a scuola e non si ammalano più. Quindi, poi bisognerà personalizzare il consiglio. Tu sai bene che l'omeopatia è molto individuale. A volte è difficile dare un consiglio che valga per tutti per una certa patologia. Molto spesso noi diamo un consiglio ad hoc. Quindi abbiamo bisogno di una visita per capire il bimbo, la persona che abbiamo davanti, che rimedio sia. Perché potrà anche essere che per proteggerci dalle malattie invernali, daremo anche rimedi diversi, ad esempio tuia, come dire, sulfur, nux vomica, licopodium, ho detto silicea, e quindi ad ogni persona spesso daremo un rimedio medicinale, come dice Similium, cioè il più adatto a questo individuo, al suo sistema immunitario. Quindi tante possibilità, l'omeopatia è un supporto molto valido nelle malattie del raffreddamento invernali, sia in prevenzione che nella cura della fase acuta. E invece cosa ci dici delle tue piantine? Le mie piantine sono diverse. Una che vorrei lasciare a te è l'echinacea, visto che ne hai parlato prima. Io qui mi sto occupando un po' delle raggigie. L'echinacea, quindi mi farebbe piacere che ne parlassi tu. In realtà non è l'echinacea, sono le Le echinacee. Per cui sono più d'una. In realtà le ritroviamo nella maggior parte degli integratori che sono presenti in commercio, rappresentano un classico per quello che è il sostegno al sistema immunitario. Invece una delle piante, se riesco a trovarla, vorrei farvela vedere. Eccolo qua. Una delle piante particolari, se vuoi, anche per il nome, è l'astragalo. È una delle piante che ci possono davvero garantire il supporto al sistema immunitario e viene suggerito da secoli dalla medicina tradizionale cinese, che ne usa proprio la radice, che viene conosciuta con il nome di Wang Qi. Mi auguro che chi se ne intende di medicina cinese non abbia avuto i brividi per la mia pronuncia. Viene utilizzato non solo come stimolante delle difese immunitarie, ma anche come stimolante dell'energia vitale, che in medicina tradizionale cinese viene definita qi. L'astragalus membranaceo, questo è il nome della pianta, ha un fiore dalla forma molto particolare, perché Alessandro, tu da medico lo sai benissimo, l'astragalo è un ossicino che fa parte delle ossa della caviglia. Quindi, perché l'astragalo ha il nome molto simile a quello proprio di quest'osso che fa parte del nostro piede, più precisamente della parte del calcagno? Perché se si guarda molto da vicino i fiori, questa pianta, scopriremo che hanno proprio la forma di un tallone, di un calcagno. E questa è giusto una mia curiosità, tu sai che a me piace dare qualche
curiosità, qualche dettaglio simpatico sulle piante. E l'attività immunostimolante dell'astragalo è stata provata da diversi studi scientifici e può essere utile soprattutto quando ci sono le infezioni che colpiscono i bronchi, l'apparato respiratorio, quindi le infezioni bronchiali. Perché? Perché blocca l'astragalo la capacità di riproduzione del microrganismo patogeno nelle cellule ospite. Quindi è fondamentale proprio per difenderci dai virus. E quindi non parliamo di un virus nello specifico, ma di virus in generale, anche perché Ale, non so se tu sei d'accordo, siamo preoccupati solo di un virus. In realtà i virus che girano sono davvero tanti e quindi è importante alzare in modo aspecifico le nostre difese, proprio perché così siamo certi di riuscire a difenderci meglio dai tanti microrganismi. Le nostre piante, la piragolo, l'epinacea, l'uncaria, hanno un'azione aspecifica sul sistema immunitario. Sono immunomodulanti, ma non per un virus specifico, ma per tutti i virus, anche i batteri, perché attivano il sistema immunitario macrofagico, che è quello appunto deputato alla cattura e alla distruzione di un virus che attacca una cellula o un batterio. Quindi quello che noi abbiamo da queste piante è la capacità immunomodulante, a seconda del virus e batterio con cui veniamo in contatto, ma anche un'azione di tipo aspecifico. E questa è la cosa meravigliosa di queste piante, che ci aiutano appunto a difenderci a 360 gradi, qui ha uno spettro d'azione verso batteri molto vasto, capito? Non è solo indicata per un tipo. Per un tipo. Questa è la cosa però bella, per cui possiamo tranquillamente darle, ecco, queste piante. L'unica precauzione, da medico, dico sempre che se avete una malattia autoimmune, una sclerosi multipla o soffrite di malattie pesanti come l'HIV, eccetera, è meglio non utilizzare comunque queste piante. Ma come dicevo prima, nulla toglie che le utilizzate da un punto di vista omeopatico, perché esiste anche l'echinacea omeopatizzata che a bassi diluizioni, quindi alla 5CH, ha quasi un'azione fitoterapica, ma non ha la ricchezza di principi attivi che potrebbe dar problemi in questi soggetti. Però detto questo, l'echinacea, l'astragalo può essere veramente utilizzato un po' da tutti e tutto sommato anche a tutte le età, anche se non lo so tu, io nei bimbi spesso preferisco i gemmo derivati piuttosto che le piante in toto mature, però questa è una mia sensibilità particolare. Sono tutto che ne pensi. Un'altra delle mie piante, Ale, tu parlavi prima delle piante, io direi una delle piante preferite per questa stagione è anche l'uncaria, come viene definita nei paesi d'origine, una de gato, in pratica unghia di gatto. Guardate qui, si tratta di una liana rampicante che si utilizza in pratica. Questi rampini che sembrano unghie proprio di gatto per arrampicarsi sulle piante vicine. È una pianta secondo me molto interessante per la stagione attuale. Perché? Perché riconosciute all'uncaria anche, oltre alle proprietà immunomodulanti di cui stiamo parlando, anche delle proprietà antinfiammatorie che ci aiutano a contrastare un'altra problematica tipo della stagione fredda, che sono proprio l'artrosi, le malattie reumatiche, per cui riusciamo a dare sollievo all'apparato articolare e ci proteggiamo un po' meglio da quelle che sono le malattie da raffreddamento. Quindi ha un'azione specifica, tra l'altro, l'uncaria, alcuni studi hanno focalizzato che ha un'azione specifica proprio nei confronti dei virus responsabili delle problematiche sull'apparato respiratorio. Ecco che
diventa importante, ad esempio, affiancarla ad un'altra pianta che è venuta all'evidenza negli ultimi mesi ormai, che è il geranio africano. Il Pelargonium sidoides, che viene utilizzata tra l'altro in molte preparazioni in forma di sciroppo proprio rivolte al benessere dei più piccoli. Quindi ti trovi d'accordo un po' sul Pelargonio, sull'Uncaria, sull'Astragalo, sull'Echinacea? Ma direi sicuramente sì, sono piante che dobbiamo utilizzare in questo periodo e ben venga anche un'alternanza a volte, o possiamo usarle in sinergia, oppure alterniamo l'uncaria all'echinacea, all'astragalo, ecco comunque perché le terapie non devono essere mai molto prolungate di una pianta, sappiamo che già dopo 2 mesi andrebbe sostituita, oppure facciamo 20 giorni al mese, in qualche maniera dobbiamo anche andare un po' a ruotarle queste piante e quindi è bene che avere anche dei sostituti, qualcosa che ci possa essere di un valido approccio e sempre una stimolazione adeguata, magari con una pianta diversa. Sono piante queste utilissime, devo E tra dire l'altro, Alessandro, che. secondo me, visto che vanno a lavorare su elementi diversi del sistema immunitario, quindi potenziano elementi diversi, conviene, come suggerisci tu, alternarle così da riuscire ad attivare una Ok. protezione, diciamo, globale, nei Ma confronti anche del nostro utilizzarle sistema. in sinergia, ecco, si possono utilizzare anche assieme per periodi anche prolungati, però ogni tanto andare a sostituirle con altre, ma sempre che abbiano un'azione così. È vero, mi ero dimenticato, l'azione anche comunque antinfiammatoria sulle citochine di queste piante, quindi non solo un'azione antivirale, ma antibiotica, ma anche antinfiammatoria, antidolorifica. Vanno molto bene, infatti possono essere utilizzate anche in acuto fondamentalmente. Sì, quindi sai, questi Dosaggi anche diversi, molto più alti, però comunque. Sì. acciacchi, doloretti, non so voi, ma io un po' ho risentito del cambio improvviso delle temperature. Si sono fatti sentire un po' di dolorini alle articolazioni, soprattutto alle ginocchia, alle caviglie, un po' la Beh, qui spalla. possiamo utilizzare dall'Arpagophytum procumbens, che è il famoso vecchio artiglio del diavolo, alla Boswellia. Boswellia che ha proprietà anche antinfiammatorie, antiossidanti, quindi può essere che anche una pianta così dobbiamo usare nel momento in cui sentiamo dei dolori legati più alla stagione invernale, al freddo, insomma. Ma un'altra cosa che mi è piaciuta è il fatto che abbiamo avuto modo di chiacchierare in altra occasione, è tra le tue piante, o meglio, tra i rimedi naturali che ti piacciono, ci sono anche i funghi medicinali. Sì, Funghi medicinali. sicuramente oggi sono stati riscoperti e anche valorizzati in qualche maniera. Finalmente la micoterapia, sì, a reishi, ecco il Ganoderma lucens reishi, che è anche un fungo che troviamo anche nei nostri boschi, non solo in Cina. Ecco, questo è finalmente abbiamo cominciato a utilizzare i funghi non solo come appunto per la cucina o come spezie, cioè, ma come medicinali veri e propri, quindi dei fitoterapici a base di funghi. E tra tutti, guardate com'è bello il reishi o Ganoderma lucido, aumenta e rafforza le nostre barriere difensive nelle nostre cellule contro appunto l'aggressione di virus. E quindi riduce la capacità di riprodursi del virus, non solo, anche un'azione antinfiammatoria e potremmo dire anche tante altre cose, ma se rimaniamo nella stagione, io direi che queste sono le cose più importanti, ecco, poi anche altre azioni, anche antiallergiche, però fondamentalmente riduce il fatto della possibilità di un virus di andare ad attaccarsi sui recettori delle cellule, evita la sua riproduzione ed è antinfiammatorio. Tu cosa dici? Che sono assolutamente d'accordo con te, il Reishi è uno dei miei preferiti per quanto riguarda la micoterapia.
Uno che non tanto mi piace, devo essere sincero, però tu me l'hai nominato e quindi io l'immagine l'ho preparata, Anche è il il codice. Cordyceps sinensis. Alessandro, a te piace questo Cordyceps? A me no. Lo vuoi spiegare tu perché non mi piace? Ma forse perché sembra un bruco. No, forse perché è un bruco. Questo è, sai, questo rimedio è un binomio di di fitoterapia con insettoterapia, potremmo definirlo. Cioè, in Ecco, sì, realtà il appunto, cordyceps è. infatti io evito spesso di parlare di rimedi animali, sai che in omeopatia esiste anche Apis, esistono molte, perché non vorrei così toccare la suscettibilità di qualche vegano, vegetariano, animalista, giustamente, ma in effetti questo è un rimedio utile anche per essere antivirale. Ma una delle scoperte, adesso io vado un po' fuori dal nostro binario, ma una delle scoperte che poi insomma lo sapevamo già, ma è stata rivalutata veramente, è una glicoproteina, la lattoferrina. La lattoferrina che proviene dal colostro, quindi di origine diciamo animale, è la lattoferrina, è una delle sostanze, questa glicoproteina che hanno veramente aiutato molto e sono studiate perché non permettono al recettore di, cioè al virus, al coronavirus, di attaccarsi al recettore. Quindi, tra le varie sostanze oggi che possiamo suggerire anche in prevenzione di malattie virali e anche di un certo tipo, beh, c'è anche la lattoferrina. Lattoferrina che si trova in commercio ormai in molti capsulaggi da sola o in associazione con anche reishi, ci sono in associazione appunto con funghi, in associazione con piante. Ecco, la lattoferrina, che è una glicoproteina digeribile, non è una caseina, quindi non c'è problema in chi ha intolleranze al latte o eccetera. La lattoferrina è una delle risorse che abbiamo sempre avuto, ma che abbiamo in qualche maniera riscoperto adesso grazie al coronavirus. È stata studiata moltissimo, è stata studiata a Roma, a Gemelli. Tra i rimedi, tu prima hai fatto un accenno, quando parliamo di fitoterapia, quindi di rimedi che vengono dalle piante, tra quelli che vieni tu a suggerire, soprattutto per i bambini, per i ragazzi in età più giovane, parlavi prima dei gemmoderivati, quindi dei macerati glicerici. Si tratta, l'abbiamo detto in altre occasioni, di estratti che vengono ottenuti dalla parte delle gemme. Quindi La dalla parte gemma della giovanile, pianta. la parte giovane, la parte che germoglia, quindi non la pianta matura, ma la pianta che sta nascendo, quindi il germoglio, la radichetta, la fogliolina, cioè qualcosa che sta per spuntare. E Poerrey ci ha insegnato che la gemoterapia non è nient'altro che la fitoterapia, solo che è una fitoterapia, cioè non è che sia un'invenzione, solo che lui ha scoperto che nelle parti giovanili della pianta c'è una concentrazione di principi attivi, gibberelline, antinfiammatorie, eccetera, maggiore rispetto alla radice matura, al ramo maturo. Quindi lì la pianta sta dando il meglio di sé, promuovendo lo sviluppo di quella radice, quella foglia, di quel germoglio, e lì presenta una serie di sostanze che poi verranno in qualche maniera diluite, nella pianta matura. Per cui lui cosa fa? Va a prendere i germogli, le radichette, le giovani foglie, perché lì dice c'è il massimo della pianta per certe sostanze. Giusto? Tra i gemmoterapici che possono esserci utili proprio per attivare le difese immunitarie, parliamo di due, secondo me. Tu che ne dici? Uno che è il re della gemoterapia, ho chiamato anche io,
spesso lo chiamo il prezzemolo, perché? Perché sta dovunque. Tu vuoi parlare di malattie da raffreddamento, prevenzione, Ribes nigrum, malattie allergiche, Ribes nigrum, malattie gastrointestinali, Ribes nigrum, malattie dolorose articolari, Ribes nigrum, uno. Quindi è un po' la panacea della gemoterapia. Io quando insegnavo dicevo sempre: volete dimenticarvi tutti i gemmo derivati, ma mai potrete dimenticarvi il ribes nero, le gemme di ribes nero, che per altri versi in tinture madri o estratti secchi ha anche altre azioni. Ma la panacea, e poi perché? Perché sta bene assieme e potenzia l'azione di altri gemmo derivati. Allora, gli altri potremo scegliere a seconda della localizzazione del disturbo, a seconda del tipo di malattia, che gemmo utilizzare. Quindi sicuramente nella prevenzione della malattia, del raffreddamento invernali, virali o batteriche che siano, beh, Ribes nigrum, macerato glicerico, è da utilizzare in gocce tutte le mattine. Poi, se vuoi associare qualcosa di più specifico, beh, Quante dipende un po' gocce, dalle Ale? problematiche. Prego. Quante gocce? Quindi amici che ci seguono magari vogliono qualche consiglio, Guarda, no? Anche io lo faccio. l'adulto siamo sulle 40-50 gocce con acqua al mattino prima di colazione, invece nel bambino 25-30, insomma una ventina, ecco, bambini almeno sopra i 3 anni, ecco, meglio 6. Quindi siamo a questi dosaggi. Poi, ripeto, le gemme di ribes nero, che ha un'azione potente antinfiammatoria, noi spesso le consideriamo cortisone-like, cioè in qualche maniera un cortisone naturale, ma non è un cortisone, non ci spaventiamo, e che va ad agire sulla corteccia surrenalica promuovendo l'increzione di ormoni corticotropi, che sono i nostri ormoni antinfiammatori, cortisolo. Mamma, come l'hai Quindi, fatta difficile questa! vabbè, insomma, una potente azione antinfiammatoria. E poi a questo possiamo aggiungere la rosa canina, Direi proprio di sì. l'abie spectinata, possiamo aggiungere il Carpinus betulus, una bella betulla. Quindi in qualche maniera al ribes nigrum spesso associamo qualcosa. Io penso sempre ai bimbi, bimbi che si ammalano spesso, che vanno a scuola, poi tornano a casa, stanno più a casa che a scuola li mandano a casa, via, via. Rosa canina. E per tutti quei bambini, ma anche adulti, che minimo raffreddamento, raffreddore complicato, no? Dal raffreddore, giorno dopo, tosse, mal di gola, eccetera. Quindi rosa canina, ricca, ricchissima in vitamina C, ci protegge dalle malattie, diciamo, alte vie aeree, o meglio ORL, quindi spesso viene usata in associazione a ribes nigrum. Diversamente, quei soggetti che hanno invece la fragilità bronchiale, quindi si ammalano spesso in inverno di tracheiti, bronchiti. Allora io consiglio meglio al ribes nigrum associare il Carpinus betulus, che è una betulla, è il carpino, bellissimo albero, che ha più un'azione antinfiammatoria, antispastica, anti tuttigena, quindi per i bronchi va benissimo. Ok? Quindi invece tutti quelli che hanno i bambini che hanno spesso le ghiandole gonfie, le tonsille, beh, abie spectinata, ancora meglio, dipende anche lì. Nella gemmoterapia, anche lì si cerca di distinguere la problematica da curare, ma anche guardiamo in faccia il soggetto che caratteristiche ha. Ma in assoluto, sempre, sempre ribes nigrum macerato glicerico. Poi, casomai, decidiamo che macerato associare, che altra Per gemma. la rosa canina, Ale, qual è il dosaggio corretto? Visto che hai Siamo parlato di sempre agli bimbi? stessi dosaggi. In gemmoterapia il dosaggio è il doppio di quello delle tinture madri in gocce. Quindi siamo sempre in un adulto sulle 40-50 gocce al giorno, in un bambino, in prevenzione, in un bambino sulle 20-25-30. Questo in prevenzione. Chiaramente i dosaggi, lo sai bene, in fitoterapia, se siamo in fase acuta raddoppiano, triplicano, quindi diventano 3 volte tanto, quindi 50 per 3. O che ne so, 20-30 per 3 al giorno, magari quei 4-5-10 giorni, perché i dosaggi in fitoterapia, gemmoterapia, dipendono molto anche dall'acuzie o meno della patologia. Ma non vorrei uscire dal seminato perché stavamo parlando di prevenire, e qua bisogna andare subito a prevenire perché il freddo ormai c'è già, quindi si comincia già ad avere raffreddore e mal di gola. Per
Per cui io invito tutti gli amici che ci stanno e le amiche che ti stanno ascoltando di cominciare a prendere già qualcosa da subito. Ecco, non aspettiamo il 10 ottobre o il 1 ottobre. Ormai qui la stagione è molto in anticipo, è molto fredda ed è bene aver già cominciato, insomma, a prendere qualcosa. Tra i rimedi naturali non dobbiamo dimenticare quelli che vengono dall'oligoterapia, quindi parliamo di quegli elementi che sono presenti nel nostro organismo ma in dosi infinitesimali. Se utilizzato in maniera adeguata, anche lì possono andare pian piano ad aiutare, a supportare nel modo giusto le nostre difese. Tra quelli più indicati, tu quali suggerisci? Chiamati anche micronutrienti, perché sono presenti in piccola quantità nel nostro organismo, a volte considerati anche di scarto oppure di nessuna importanza. L'oligoterapia è stata molto rivalutata in questi anni e quindi vedi gli integratori, vedi nel mondo anche dell'alimentazione, si parla sempre più di utilizzare prodotti dove vi sia, che ne so, il selenio, lo zinco, il nickel, che ne so, eccetera, eccetera. In questo caso specifico ci sono veramente dei minerali, degli oligoelementi fondamentali, non solo per prevenire, ma anche per curare le malattie da raffreddamento. E tra tutti una tripletta, come dico io, che è rame, oro, argento. Rame, oro, argento viene venduto o in sciroppo o in fiale da bere, questo va benissimo dai lattanti ai bimbi, agli adulti, sono delle fialette da bere, da mettere sotto la lingua, sublinguali, al mattino a risveglio, tre volte alla settimana. Quindi, che ne so, il lunedì, il mercoledì e il venerdì mattina, a digiuno, prima colazione, mettere il contenuto di una fialetta o un misurino di questo sciroppo sotto la lingua, aspettare un minuto e poi deglutire. Rame, oro, argento hanno un'azione immunomodulante verso virus e batteri, cioè stimolano il nostro sistema immunitario a proteggerci verso aggressioni esterne di tipo infettivo, ma anche una potente azione antinfiammatoria. Un altro, questo ne parlavamo ai tempi del lockdown, un altro oligoelemento minerale importante è lo zinco. Lo zinco ha una. Perché è così importante lo zinco? Diciamo che per la riproduzione cellulare è fondamentale, però fondamentalmente nelle infezioni oppure d'inverno, quando noi dobbiamo proteggerci, prendiamo lo zinco perché va a bloccare i ricettori della cellula dove il virus va ad attaccarsi, un po' come la lattoferrina. Quindi tra lattoferrina e zinco sono molto importanti perché bloccano l'accesso del virus alla cellula, quindi non ci infettiamo. Il virus fa fatica a entrare nella cellula perché i suoi luoghi dove va a aggrapparsi, attaccarsi, sono occupati. Quindi lo zinco è molto importante. E come appunto altri rimedi come rame o argento, insomma, in qualche maniera abbiamo un'azione protettiva di tipo aspecifico. Non sapremo mai chi ci verrà a trovare, chi ci colpirà e che cosa è, che tipo di virus. L'importante è cosa avere, delle difese che possono dire va bene anche per questo, per questo. Quindi sono a 360 gradi, proteggerci con un cappello, con un ombrello meglio, ancora più vasto, e questi sono tutti i rimedi che sono ottimi per avere questa funzione, cioè proteggersi dai virus di tutti i tipi. Fondamentalmente è molto importante, come dico io, il terreno. Che cos'è il terreno? Il nostro sistema immunitario. Noi ci ammaliamo in maniera più o meno seria, oppure posso dirti ci ammaliamo o non ci ammaliamo, a seconda di com'è il nostro sistema immunitario. E tu sai bene che il sistema immunitario è adeso dietro a tutte le mucose, quindi naso, gola, bronchi, va bene? È molto importante il sistema immunitario dell'apparato respiratorio, ma è dietro anche le mucose intestinali. Bene, tu sai bene che, ne ho parlato anche in passato, che il 70% delle mucose è intestinale, per cui il 70% del sistema immunitario
delle nostre difese è nel naso, nella gola? No, è nell'intestino. Per cui fondamentale è avere una dieta corretta, non avere un colon irritabile, quindi avere una buona permeabilità intestinale. Per cui l'ultimo messaggio che voglio lasciare è molto importante, appunto, una dieta corretta, un peso che sia quello corretto, ma anche d'inverno assumere dei probiotici, dei cosiddetti malamente fermenti lattici. I probiotici non dobbiamo solo ricordarceli quando abbiamo preso mal di pancia e abbiamo la diarrea. Dobbiamo ricordare a prenderli spesso, in autunno, in inverno, in primavera, per combattere le malattie da raffreddamento invernali, per combattere le allergie. Dobbiamo prendere dei probiotici. In commercio adesso ci sono degli ottimi probiotici che passano la barriera dello stomaco, perché sennò lì finirebbero tutti caput, morti. Invece arrivano bene nell'intestino miliardi, quindi ci sono dei buoni probiotici e il sistema immunitario viene stimolato dai probiotici, ma gli stessi probiotici, i nostri batteri, bifidi, rhamnosus, casei, lattobacilli, ci proteggono dalle infezioni, dai virus. Quindi, ok, fitoterapia, omeopatia, oligoterapia, ma anche alimentazione corretta, ma anche utilizzo di probiotici in inverno. E vedrete che vi ammalerete molto meno quest'anno. Alessandro, parlavamo prima del fatto che la fitoterapia stasera ha un brutto suono nelle orecchie o un ritorno strano nonostante le cuffie, quindi anch'io faccio qualche difficoltà, perdonatemi. La fitoterapia ci parla di una stimolazione del sistema immunitario che è aspecifica, ma è anche vero che dobbiamo sottolineare a chi ci sta seguendo che questo tipo di stimolazione del sistema immunitario non coinvolge le cellule della memoria. Questo significa che è fondamentale andare ad utilizzare in maniera ciclica queste sostanze, questi rimedi naturali. Quindi vanno effettuati dei veri e propri cicli, chiamiamoli di allenamento del sistema immunitario, di modulazione del sistema immunitario, ma in maniera costante. Non possiamo pensare di fare l'integratore 20-40 giorni e via, abbiamo finito. No, no, la stagione. Dobbiamo pensare a dei cicli. E poi la parola corretta, quando parliamo di queste sostanze, non è immunostimolazione, ma immunomodulazione. Sai perché? Perché se noi stimoliamo in eccesso, cioè andiamo a iper stimolare, l'eccesso comunque non va bene, andremo comunque ad ammalarci. Contrario, quando siamo ipo. Quindi il sistema immunitario va allenato e va stimolato in una maniera adeguata, ma non eccessiva. Capisci? Quindi è questo che è importante da capire. Non abbiamo mai che andiamo a fare un iper, per cui a un certo punto, che ne so, formeremo, dico, una fesseria, autoanticorpi per qualcosa, perché abbiamo stimolato troppo il sistema immunitario, è diventato iperattivo, è diventato che non si può più controllare e abbiamo mandato in tilt una macchina come se avessimo andata a 80 milioni di giri e questa è sballata. No, il sistema immunitario verrà modulato a funzionare meglio. Qual è il discorso che facevo prima? Allora, nella fitoterapia, non so se sei d'accordo, c'è il famoso 2 su 3, 20 giorni di cura, 10 sospensioni. Qua è un po' più difficile perché d'inverno come si fa a sospendere? Allora si fa 2 mesi, poi si ferma un mese. Allora io dicevo questo, prendiamo 2 mesi, poi prendiamo 2 mesi un'altra cosa. Perché? Perché è ovvio che non è perché, diciamo, prendiamo un mese queste cose, questi integratori e finisce lì. Dovremmo prendere da ottobre a marzo. Dobbiamo fare 6 mesi almeno, quindi ottobre, novembre, dicembre, già. Anzi, quando sarà a fine dicembre, a gennaio, ci sarà ancora di più da combattere contro questi ospiti. Per cui va fatta una stagione, ecco, abbastanza lunga di cure. Io cosa ho dato? Noi cosa abbiamo dato? Scusa. Abbiamo dato delle possibilità, abbiamo dato delle alternative, abbiamo dato qualcosa che si può anche prendere assieme o anche successivamente, prima uno, poi l'altro. Poi,
Guarda Stefano, io ho tanti anni ormai, non dico neanche quanti anni fa questo lavoro. Io vedo che poi la gente, ah, ma io guarda con le chinacce sto da Dio. No, guarda, io con Annas Barbarie anche quest'anno. No, guarda, io mi trovo bene con Rame e Orage. Ormai sono persone che si sono fidelizzate perché hanno visto che stanno bene, capisci? Quindi in Certo, qualche fa la maniera, differenza. a volte addirittura non mi chiedono più. Certo, chi viene come prima visita nel 2020 versus il 21 mi chiederà qualcosa, ma la maggior parte della gente che fa queste cure che abbiamo detto da anni, al massimo o mi manda una mail o mi telefona: dottore, anche quest'anno tutto bene, l'anno scorso bene, vado avanti così anche quest'anno. Certamente sì, quindi vuole solo la conferma. Chi invece Benissimo. ha avuto qualche problema, cambiamo pianta, cambiamo cosa, ma fondamentalmente cerchiamo di trovare la risposta sempre, scusate se sono di parte, dalla medicina naturale, perché è veramente quella che ci permette di stimolare al meglio il nostro organismo e di avere il minimo, minimo, minimo possibilità di effetti collaterali e quindi non abbiamo grossi problemi, mai. Io ho rimesso la mascherina perché mi sa che è Per meglio salutare chiudere come tutti, abbiamo iniziato. ciao, ci rimettiamo la mascherina. Ale, però, prima in chiusura chiedo la tua conferma su un messaggio che voglio lanciare a chi ci sta seguendo. Uno, condividete, condividete, condividete queste nostre chiacchiere sui vostri social. Due. Mi sembra anche abbastanza un fatto di non solo ascoltare, ma condividere vuol dire suggerire, dire a qualcun altro: guarda che ci sono queste cose, poi ci ascolterà, le vedrà. No, però è un qualcosa Noi che ci noi dovremmo proviamo. dire che è un nostro dovere, voglio dire, quasi dire quello che noi abbiamo ascoltato, ci è piaciuto e abbiamo sentito che è il nostro fine. Perché non possiamo dire: ma guardate che c'è anche questo? Condividerlo con gli Io amici. dico sempre questo: che quando ascoltate un qualcosa, beh, sta bene anche condividere. Assolutamente. E poi un'altra cosa, ricordatevi che le mascherine non sono accessori che ci aiutano a migliorare il nostro look, sono invece dei presidi che ci aiutano a proteggere noi stessi e le persone a cui vogliamo bene, tutti coloro che ci circondano. Quando ci ritroviamo in ambienti affollati, la mascherina, questa, quella un po' più carina, teniamola da parte, Questa è da utilizziamo le passeggio, mascherine questa è da passeggio. chirurgiche, utilizziamo le mascherine con il filtraggio giusto. Non mettiamoci questa se dobbiamo andare a volare in aereo, se dobbiamo andare in treno, se dobbiamo andare al supermercato, perché non proteggiamo né noi e negli altri. Utilizziamo le mascherine giuste nel modo giusto. Non così, non così. Ma così, indossate sul naso e sulla bocca, ma soprattutto utilizziamo quelle giuste. Sei d'accordo? Sì, io poi, sai, ho visto delle cose, cioè, ad esempio, va bene, nei centri commerciali, nei luoghi affollati, nei mercati bisogna tenerla, ma anche quando si entra in un negozio, magari si dice possono entrare 20 persone e fanno entrare una ventina di persone, tutte con la mascherina, però qual è il problema, vedi Stefania? Che tutte e 20 vanno in quell'angolo per vedere quel capo o quell'oggetto, quindi si ammassano tutte in quell'angolino. Allora, qui ci vuole un pochino di, come si dice, buon senso. Va bene usare la mascherina, ma se c'è già qualcuno in quell'angolo che sta guardando qualcosa, aspettiamo che finisca, non andarci a prendere. Quindi manteniamo una certa distanza. Ragazzi, il corona ce lo dobbiamo tenere, vivremo col corona, non so, per qualche anno, quindi andremo avanti Facciamo così. Perfetto, attenzione. però continuiamo a vivere, continuiamo a fare le nostre cose, ma il minimo della mascherina e del distanziamento, non posso avere la mascherina e stare attaccata a te perché guardiamo tutti e due lo stesso iPhone, non so, Samsung. Quindi quindi non andiamo troppo, stiamo un po' di distanza, aspettiamo, quindi guardiamo con chi siamo e quanto spazio abbiamo in realtà. È l'unica cosa che possiamo fare, perché altro non c'è permesso, non c'è permesso, Assolutamente. non c'è dato. Tranne sentire le nostre chiacchiere ogni lunedì alle 18:30, tanti argomenti diversi in programmazione. Non perdetevi la nostra scaletta, continuate a seguirci e condividete, condividete, condividete.
Ciao Ale, Ciao a grazie tutti, per le tanto saluti a chiacchiere, tutti, baci. grazie. Buona serata, Baci. ciao. Baci mascherati.